Buongiorno a tutti e grazie a tutti voi per la presenza questa mattina. Non vi saluto tutti uno per uno perché siete tanti, ma vedo tanti volti di amici e amiche stamattina qui insieme a noi. Consentitemi però di ringraziare in particolare l'onorevole Famiglietti Luigi per l'organizzazione di questa giornata, in cui cerchiamo di dare tutti un contributo in vista di questa data importante del referendum, in cui ciascuno di noi, ciascuno di voi sarà chiamato a esprimersi con un sì o con un no sulla riforma costituzionale. E in preparazione di questa data importante, io credo che sia fondamentale che ciascuno di noi sia il più informato possibile su cosa dovremo decidere con il referendum, sapendo che il referendum è un momento determinante, perché non è semplicemente una consultazione con i cittadini, è una scelta che è nelle mani dei cittadini, di ciascuno di noi, e il voto di ciascuno di noi è decisivo per stabilire se questa riforma costituzionale diventerà realtà o se resterà un altro tentativo in un cassetto. Perché è vero che il Parlamento ha lavorato per 2 anni, ha approvato una legge costituzionale, ma perché diventi realtà occorre il contributo, il voto di ciascuno di noi. Sono i cittadini ad avere l'ultima parola, a poter decidere con il referendum. Ma credo che sia stato molto importante la presentazione del professor Sterpa, che ha toccato i punti fondamentali che la riforma propone al Paese, sottopone alla scelta dei cittadini. Secondo me sono due però i punti di riferimento fondamentali per questa scelta, che tutti noi dobbiamo andare a leggerci. Chi lo ha già fatto di voi aiuti altri magari a fare lo stesso, ma ciascuno di noi deve leggersi la legge costituzionale e il quesito che troveremo nella scheda dentro l'urna quando dovremo votare al referendum, perché almeno potremo vedere nero su bianco su cosa siamo chiamati a decidere al referendum e cosa invece non c'entra niente con la scelta che dovremo fare al referendum, per ristabilire anche un po' di verità rispetto a tanti tentativi che si sentono in queste settimane di mettere, sovrapporre sul referendum tutta una serie di questioni che col referendum non hanno niente a che vedere. Quindi, come giustamente diceva Luigi, prendiamo come riferimento la legge costituzionale, prendiamo come riferimento il quesito referendario e ci accorgeremo innanzitutto che al referendum non si vota sulla legge elettorale, perché noi sentiamo spesso mettere insieme l'Italicum con le riforme costituzionali. Al referendum non si vota sulla legge elettorale, anzi, se vince il sì, la legge elettorale, l'Italicum, sarà sottoposta al giudizio della Corte Costituzionale se lo chiederà una minoranza dentro al Parlamento. Io do per scontato che una minoranza dentro al Parlamento lo chiederà. E da qui in avanti tutte le leggi elettorali preventivamente, quindi appena approvate, saranno sottoposte al giudizio della Corte Costituzionale se passa la riforma costituzionale. Non si vota per questo governo o per il Partito Democratico o per gli altri partiti che sostengono questo governo o che hanno sostenuto le riforme, perché su questo siamo chiamati a votare nel 2018 con le elezioni politiche, non con il referendum. Non si vota per aumentare o diminuire i poteri del governo, lo ha spiegato bene il professor Sterpa, perché si sente dire che questa è una riforma che porta ad una diminuzione della democrazia, ad una deriva autoritaria, perché l'abbiamo scritta per aumentare i poteri del Presidente del Consiglio e del Governo. E ci è stato spiegato bene come nemmeno un articolo, nemmeno un singolo comma sui poteri del Presidente del Consiglio e del Governo siano cambiati in questa riforma. Altre riforme proposte in passato o votate in passato dal Parlamento prevedevano delle modifiche alla forma di governo e ai poteri del Presidente del Consiglio. Questa no. Basta leggere la legge costituzionale, lo potete verificare direttamente. Si dice che si cambiano i principi, i valori della nostra Costituzione. Anche questo non è vero, perché basta leggere la legge costituzionale per verificare che dall'articolo 1 al 54, quindi tutti i principi fondamentali, diritti e doveri, non c'è nemmeno una modifica, quindi non si tocca la prima parte della Costituzione, quella che riguarda i valori fondamentali nei quali tutti noi ci riconosciamo e che vogliamo difendere e tutelare. Allora, su cosa si vota al referendum davvero? Si vota su una modifica che riguarda la seconda parte della Costituzione, quella che disciplina l'organizzazione dello Stato. Allora, il quesito referendario questa volta è molto semplice.
Quando andremo a votare al referendum, cosa troveremo scritto nella scheda? Troveremo scritto: volete voi confermare il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi della politica, l'abolizione del CNEL e la revisione del titolo V, quindi abolizione delle province e nuovo rapporto tra Stato e Regioni? Questo è quello che dovremo votare col referendum. Con il sì si cambia, con il no si resta così come siamo. Ci saranno coloro ovviamente che legittimamente voteranno no, ma è giusto che chi voterà no lo faccia sulla base della verità, non perché pensa di difendere la Costituzione e il nostro Paese da una deriva autoritaria, ma perché non condivide il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, un nuovo rapporto tra Stato e Regioni, legittimo. Però questa è la scelta che siamo chiamati a fare. E io credo anche che si debba andare a votare con una consapevolezza importante, che non si va a votare tra questa riforma costituzionale e una riforma costituzionale ideale dove magari ci sono delle cose che noi qui non abbiamo trattato o dove si scrive meglio un articolo o si dà un potere in più alle regioni o allo Stato. La scelta non è tra questa riforma e una riforma ideale che ciascuno di noi magari può immaginare nella propria testa. La scelta è tra la Costituzione che abbiamo oggi, quindi restare così come siamo, o la riforma costituzionale che prevede tutte le cose che ci siamo detti prima. Questa è la scelta onesta che ciascuno di noi sarà chiamato a fare. E su questo dovremo decidere, ma è una scelta importante perché l'occasione per cambiare, l'opportunità di fare un passo in avanti per il nostro Paese, ce l'abbiamo oggi, non tra 6 mesi, non tra 6 anni. Io credo che in attesa della riforma ideale, perfetta, migliore di questo mondo, abbiamo perso 30 anni di opportunità e di occasioni nel nostro Paese. Allora, tutte le riforme, come tutte le leggi, possono sempre essere migliorate. Nemmeno questa è perfetta, sono la prima a dirlo. Però questa fa fare un passo in avanti al nostro Paese, migliora rispetto alla condizione attuale. E io credo che chi sta bene oggi ha tutto l'interesse a restare così come siamo. Chi pensa di poter lottare per stare meglio, per cambiare le cose, perché il Paese funzioni meglio, ha tutto l'interesse a cambiare, a votare sì, a dare un'opportunità diversa al Paese. La riforma costituzionale è la soluzione di tutti i problemi? No. Lo sappiamo tutti, la riforma costituzionale non è la soluzione di tutti i problemi e non è la fine di tutto il lavoro che c'è da fare. Lo sappiamo benissimo che ci sono tanti problemi da affrontare, tanto lavoro da fare ancora. Ma questa riforma è un passaggio cruciale e il referendum è il passaggio fondamentale per avere degli strumenti che ci consentano di affrontare le sfide in maniera più efficace, avere degli strumenti per affrontare le scelte che dovremo compiere per rendere il nostro Paese più moderno, più semplice, più vicino ai cittadini e quindi anche più giusto, con degli strumenti che ti diano la possibilità di rispondere ai bisogni dei cittadini in modo più rapido, in modo più semplice. Ecco perché abbiamo bisogno di questa riforma. Ed è una tappa che possiamo superare solo insieme. Questa è la bellezza del referendum, che non decide uno. È vero che tecnicamente questa riforma ha la mia firma e quella del Presidente del Consiglio, come succede quando si deve presentare una proposta in Parlamento, firmata o dal Governo, dai parlamentari che giustamente presentano un disegno di legge, una proposta. Io dico sempre che l'ho firmata condividendo quello che c'era scritto nella riforma, non tutti abbiamo scoperto che usano lo stesso criterio, noi firmiamo quello che condividiamo. Poi però non è la mia riforma o la riforma del Presidente del Consiglio, non solo perché, come ci diceva Berardino, è stata cambiata in oltre 122 emendamenti, quindi oltre 150 modifiche rispetto al testo iniziale presentato dal Governo, quindi vuol dire che il lavoro con il Parlamento è stato vero, che abbiamo discusso davvero su dei punti importanti, alcuni sono stati anche cambiati, molti anche con emendamenti che portano la firma di Luigi alla Camera. Ma abbiamo soprattutto, dopo il lavoro fatto dal Parlamento, rimesso la questione, come prevede la nostra Costituzione, ai cittadini.
Quindi la firma finale su questa riforma è la vostra, è la nostra, perché la scelta la facciamo noi con il voto. Quindi la firma è quella di ciascuno di noi che, andando a votare, voterà sì e deciderà di provare a cambiare il Paese. Molti di noi ci stanno provando da diversi anni e io devo dire anche con qualche risultato, insomma, negli ultimi 2 anni e mezzo, se penso al lavoro che abbiamo fatto su tanti settori. Ma molto resta ancora da fare. Allora, io non voglio tornare su quello che ha già spiegato benissimo il professore, Luigi, gli altri interventi, su come cambia il modo di assumere le decisioni in Parlamento, sulla centralità che riacquista il Parlamento nelle decisioni, nelle scelte, sui nuovi strumenti di democrazia diretta che consentono ai cittadini di partecipare di più alla vita delle istituzioni, non di meno, come ci vuol far credere qualcuno. Ma io credo che sia molto importante anche la parte che riguarda il nuovo rapporto tra lo Stato e le Regioni, lo diceva anche il professore prima. È una parte fondamentale di questa riforma. Molti non la condividono. Se voi avete letto il documento dei 56 costituzionalisti che sono per il no, vedrete che loro dicono che questa riforma non la condividono, non perché temono che ci sia una deriva autoritaria. Quindi, se non credete a me, credete a loro che sono per il no, ma hanno l'onestà di riconoscere che non è una riforma che porta a rischi per la democrazia. Ma non la condividono per una serie di elementi e tra questi soprattutto per come cambia il rapporto tra lo Stato e le Regioni. Io credo invece che quello sia un punto fondamentale se vogliamo far crescere di più il nostro Paese. Oggi la riforma del 2001, quindi noi non stiamo difendendo la Costituzione dei padri e delle madri costituenti, votando no, chi vota no difende la riforma del 2001, la riforma, diciamo, federalista nei sogni della Lega e di chi aveva un'idea diversa di paese. Oggi, grazie alla riforma del 2001, abbiamo questa confusione di competenze. Tra cosa fa lo Stato e cosa fa le Regioni, spesso si crea un elemento di sovrapposizione e quindi di confusione. E come ci spiegava prima anche il professore, questo comporta poi che sia la Corte Costituzionale a dover decidere. Quindi non decide l'Assemblea Legislativa della Regione, non decide il Parlamento, ma decide la Corte Costituzionale. E nel frattempo tutto si ferma, si blocca, perché voi non sapete se un'autorizzazione ve la può rilasciare la Regione o lo Stato, se un permesso lo dovete chiedere in Regione o magari a un Ministero, se l'impegno che prende la vostra Regione per magari delle opere lo può prendere davvero o meno. Quindi si blocca per voi l'attività. Si blocca anche per voi la quotidianità, non solo per i consiglieri regionali, i parlamentari, il governo, i sindaci, per i cittadini. Allora, superare la competenza concorrente e dire in modo netto, in modo chiaro, cosa fa lo Stato e cosa fanno le regioni, ci aiuta a superare questa confusione, a fare chiarezza. Ma dire anche che alcune competenze tornano allo Stato vuol dire superare anche la sovrapposizione tra 20 legislazioni diverse più quella nazionale e quindi vuol dire semplificare il Paese, rendere la vita più semplice a voi, nella quotidianità. Perché oggi con 20 legislazioni diverse più una in tante materie, cosa succede? Qui in sala ci sono sicuramente imprenditori che ho incontrato anche prima, ma anche lavoratori, magari artigiani. Sanno benissimo che oggi, con questo sistema che porta ad avere anche procedimenti amministrativi diversi nelle varie regioni, un artigiano, non so se ci sono in sala, sa che per aprire un'attività, oltre alla SCIA, deve chiedere più o meno altre 14 autorizzazioni diverse a 9 amministrazioni differenti. Che oltre alla SCIA si devono chiedere una 20 di altre autorizzazioni e concessioni a 10 amministrazioni differenti, che è stato impossibile nel codice del turismo prevedere una strategia nazionale per promuovere il nostro paese. Non è possibile neanche stabilire dei criteri uniformi per gli alberghi o per le tariffe dei prezzi in modo uniforme. Questo è un elemento che poi complica la vita agli artigiani, ai liberi professionisti, soprattutto ai piccoli imprenditori, perché magari un'impresa che è cresciuta, che ha avuto la fortuna di espandersi di più, può forse anche permettersi di avere dei consulenti che spiegano come le leggi cambiano nelle diverse regioni, per cui se apre uno stabilimento ad Avellino deve seguire delle regole, se lo apre ad Arezzo deve seguire delle regole diverse. Ma chi magari ha delle dimensioni più piccole, da solo fa fatica
a muoversi su 20 legislazioni diverse, e immaginatevi i costi aggiuntivi che ci sono a individuare in 20 regioni diverse come funziona pur rimanendo nel nostro paese. Se per costruire i rubinetti in una fabbrica, per mantenere le norme sull'igiene, ci sono regole diverse in Campania dalla Toscana e dall'Emilia-Romagna, quanto pensate che potrà crescere il nostro paese? Se un autotrasportatore con un carico eccezionale per andare da Avellino a Milano deve chiedere un permesso in ogni regione che attraversa, quanto tempo perde quel lavoratore? Quante opportunità di lavoro e di crescita abbiamo perso con questa sovrapposizione? E quanta distanza si è creata tra il nord e il sud con questo sistema? Allora, io credo che dire che c'è una regola che vale per tutto il paese in alcune materie significa rendere la vita più semplice a chi lavora, agli imprenditori, ai cittadini, e forse essere anche capaci di attrarre qualche investimento straniero in più, perché se è difficile per noi italiani capire come funziona questo sistema, per uno straniero è praticamente impossibile, non si spiega che devono seguire delle regole diverse in una regione o in un'altra. Ovviamente cosa chiediamo? Chiediamo che i rappresentanti dei territori, quindi i sindaci e i consiglieri regionali, facciano parte del Parlamento, facciano parte del Senato, proprio perché quando quelle decisioni che varranno per il tutto il Paese devono essere prese, possano dire la loro, possano far sentire le esigenze e le voci dei territori. Ecco perché nella nostra idea, nella nostra proposta di riforma ci sono i sindaci e i consiglieri regionali nel Senato, perché se le decisioni si assumono di più in modo uniforme a livello nazionale, è giusto che qualcuno che ha un incarico istituzionale in quel territorio, che fa l'amministratore locale in quel territorio, ne faccia sentire la voce, le esigenze, porti a Roma la voce dei territori. Io credo che questa riforma ha questi obiettivi: rendere il Paese più efficiente, più semplice, sia attraverso la possibilità di assumere decisioni più rapidamente in Parlamento, sia attraverso una maggiore chiarezza tra lo Stato e le Regioni. Ma io credo che sia una riforma molto coraggiosa e che segni un cambiamento vero anche nella classe politica, perché riduce il numero dei parlamentari e riduce i costi della politica, perché ridurre di un terzo il numero dei parlamentari, dire che i nostri parlamentari hanno votato in Parlamento una legge che prevede che uno su tre di noi non ritorni in Parlamento la prossima volta, vuol dire che la classe politica sa mantenere gli impegni. Avere sindaci e consiglieri regionali che sostengono il sì e che sostengono questa riforma, pur sapendo che andando in Senato non guadagneranno un centesimo di più, ma anzi che se passa questa riforma nessun consigliere regionale potrà guadagnare più del sindaco della città capoluogo, quindi più del sindaco della città di Napoli, significa un sacrificio personale per chi oggi ha quegli incarichi. Eppure i nostri sindaci, i nostri consiglieri regionali e i nostri parlamentari si impegnano comunque per il sì e perché questa riforma passi, perché mettono al primo posto l'interesse delle istituzioni, dei cittadini, ad avere un paese che costi meno ma che funzioni meglio. Altri, di altri partiti, ci promettono ai cittadini che se decideranno loro ridurranno i costi della politica, che se decideranno loro ridurranno il numero dei parlamentari, che diranno addio alle spese pazze nei consigli regionali. Però stanno ben attenti a non farla passare questa riforma che lo fa davvero. Si impegnano perché questa riforma non passi. Allora, io credo che si possa sempre dire, si poteva ridurre ancora di più il numero dei parlamentari, si potevano ridurre ancora di più i costi della politica. Per carità, ma intanto fai questo. Perché tra il dire si poteva fare o intanto ridurre di un terzo il numero dei parlamentari, passa la differenza tra le promesse e la concretezza della politica e la capacità di rispettare gli impegni. Questa è una scelta che potete fare solo voi. Io credo che negli anni precedenti alcuni di voi sono più grandi di me, quindi avranno visto più campagne elettorali, avranno assistito a più dibattiti negli anni precedenti, abbiano assistito agli impegni più o meno di tutti i partiti politici su questo tema, sul contenimento dei costi della politica, sul fatto che si dovesse superare il bicameralismo paritario, che dovessimo avere un paese più semplice. Però io credo che in 30 anni, questo anzi non credo, sono sicura di questo, in 30 anni nessuno ha votato una legge che prevedesse queste cose in Parlamento rispettando l'impegno preso con voi. Noi l'abbiamo fatto.
Adesso però la scelta è vostra, perché o cogliamo questa opportunità con il referendum ora e diciamo di sì e cambiamo davvero il paese, oppure votiamo no e restiamo così come siamo, che è legittimo. Però bisogna essere consapevoli che chi ci dice che tra 6 mesi tanto c'è una riforma migliore e quindi basta aspettare 6 mesi, ci ha fatto aspettare 35 anni senza riuscirci, eh? Quindi ci sono 35 anni alle spalle che ci dimostrano che non è vero. La prima volta che si è riunita la commissione Bozzi, io avevo 2 anni, nell'83. Oggi siamo arrivati al punto in cui questa scelta la possiamo fare insieme. Allora, con molto rispetto di chi la pensa diversamente, ovviamente, ma anche con la consapevolezza che noi non siamo una terribile minaccia per la democrazia nel nostro paese, ma siamo persone per bene che stanno cercando di proporre al paese un'alternativa, di scrivere insieme una pagina nuova, di farlo in modo condiviso come una comunità. Dobbiamo arrivare al referendum e chi ha voglia di darci una mano, di impegnarsi, ma non per fare un favore al governo, non per fare un favore al Partito Democratico, ma per dare una mano al paese, e per fortuna siamo in tanti. A prescindere dal partito che votano, io vi dico, tanta gente che incontro mi dice che non vota il PD e non lo voterà nemmeno dopo il PD magari. Sono stata a Morbegno, in provincia di Sondrio, l'unica provincia leghista rimasta in Lombardia, e ho incontrato un sacco di persone che mi dicevano: guarda, io voto per la Lega, continuerò a votare per la Lega, ma voto sì al referendum, perché io sono stanco di aspettare dei cambiamenti che non arrivano. E io credo che tra gli elettori di altri partiti ci sia più saggezza che nei loro rappresentanti in Parlamento, perché gli elettori non hanno bisogno di conservarsi una poltrona in Parlamento, sono liberi di scegliere. E sono liberi di scegliere il cambiamento per il paese. Allora dobbiamo essere capaci però di parlare con tutti, di andare nei luoghi di lavoro, nel mondo delle associazioni, dello sport, nei mercati, nelle università, nelle scuole, e raccontare che idee abbiamo di paese, che cosa stiamo proponendo all'Italia. Dobbiamo farlo con il sorriso, perché stiamo proponendo qualcosa di bello, che può far crescere di più il nostro paese, che può renderlo un paese più semplice, più efficiente e più giusto. E chi avrà voglia di darci una mano, e io spero che sarete in tanti, deve aiutarci a costituire i comitati per il sì, l'ha ricordato prima anche Luigi, è molto semplice, deve darci una mano a parlare con le persone e magari anche aiutarci a smontare qualche bugia che ogni tanto si sente raccontare in giro, e riportare alla verità di quello che è scritto nella legge costituzionale e nel quesito referendario su cui saremo chiamati a scegliere. In bocca al lupo a tutti noi, grazie.